Ultimamente sto facendo un sacco di video qua nel mio terreno, costruisco sempre più cose e sempre più pazzesche. Ma per una volta voglio calmarmi e fare un video dove parlo più della mia vita privata. Oggi vi voglio portare nel mio nuovo appartamento in affitto che ho preso. 90 metri quadri, 650 euro al mese. Non tanto lontano da qua, almeno sono vicino comunque al mio terreno. Andiamo su e vi porto a fare un breve tour. Partiamo dicendo, raga, che questo appartamento è il settimo che abbiamo visto nell'arco di circa 9 mesi. Non perché ne vediamo pochi, ma perché ce ne sono veramente pochi a disposizione di quelli che ci piacciono. Ovviamente è una palazzina di recente costruzione, penso che abbia una decina di anni, 2-3 piani totali compreso di ascensore. Chiaramente noi siamo al secondo piano e non abbiamo il giardino, e la cosa mi sta un po' sulle palle, però vabbè. Adesso la primissima cosa che voglio farvi vedere è il garage. Ok, eccoci arrivati. Come vedete, apertura del garage completamente elettrica. Il nostro è l'ultimo qua a sinistra. È giorno, ma ho dovuto accendere la torcia perché non mi ricordo come si fanno ad accendere le luci nel garage. Ed eccolo qua, signori, questo qua è il garage dell'appartamento. Allora, sono circa 8,50 m di lunghezza. Tecnicamente è un garage doppio, però se hai due macchine lunghe non ci stai. L'unico modo per farci stare tutte e due è tenere la Clair aperta. Che è una cosa, tra l'altro, che fanno in tanti, perché come vedete, quella lì è aperta, quella in fondo è aperta. Quindi vabbè, basta che non lasci dentro niente e ci stanno due macchine. Ora passiamo direttamente all'appartamento, perché questa abitazione qui non ha le cantine, ma penso che non ce l'abbia nessuno perché qua non ci sono porte con cantine. Allora, abbiamo sia le scale che l'ascensore, devo dire anche abbastanza luminoso. E benvenuti alla nuova casa in affitto di Michele Modini. Questa qua, signore e signori, come vedete è l'entrata, uno spazio completamente inutilizzabile, gigantesco. Io già avrei fatto un secondo bagno, ma lo vediamo dopo, eh. Appena entri hai subito sulla sinistra questo pianerottolo, diciamo anticamera, dove qui hai la camera matrimoniale. Qua chiaramente ci abbiamo un letto che molto probabilmente cambieremo, due comodini un po' vecchiotti e un armadio, penso dell'Ottocento. Come vedete, quando lo apro è ancora la vecchia modalità, tutto anche un po' scassato, ma a noi ci piace così perché io sistemo le cose, forse, se ci voglia, perché siamo in affitto, sai. Se chiudiamo la porta, qui c'è un po' di spazietto per mettere qualcos'altro. E signori e signori, abbiamo questa finestrona gigantesca che dà a un piccolo balconcino. Tutte le finestre della casa, attenzione, hanno la serranda elettrica. L'unico problema è che devo stare qui come un deficiente a continuare a tenere premuto per abbassarla e per alzarla. Vabbè, dopo la camera matrimoniale abbiamo un'altra cameretta, un pochino più piccolina, dove, attenzione, probabilmente sarò il mio nuovo piccolo studio per il video. Non è tanto grande questa, eh. Qui abbiamo un'altra finestra con una tapparella segreta che dà sul giardino, che fa entrare un pochino di luce, forse non abbastanza, ma vedremo. E una volta finita la zona notte, andiamo nella zona giorno, la parte più bella. Ma prima passiamo dal bagnetto. Allora, intanto qui, come vedete, abbiamo due porte a scorrimento che dividono la zona per fare le vostre feci. Appena entri abbiamo una doccia abbastanza grande, devo dire. Questo qua dovrebbe essere il coso da attaccare su dalla fine, ma è rotto. Però dai, dovrebbe essere abbastanza grande. Di qui invece, come vedete, abbiamo il bagno vero e proprio. Sanitari, questo qua è il posto della lavatrice. Qua abbiamo il mobiletto, abbiamo le varie cose, eccetera. E attenzione, anche in bagno, il balconcino. Apriamo. In bagno bisogna tenere premuto perché anche qui il tasto fa schifo, va bene? E guardate che bello il balconcino, signori. Perfetto. E anche la zona bagno l'abbiamo vista. Poi, da questa parte qui, arriviamo al salotto. E benvenuti quindi nella zona giorno barra cucina. Come vedete qua, abbiamo già iniziato a contare un po' di cose. Queste qua sono i bicchieri. Che cazzo di colore hai scelto? Scusa. Va bene? Sulla destra troviamo subito una piccola cucina, un pochino anziana, ma ci va bene così. Frigo piccolino, ma vabbè, sono due. Fornello a induzione, lavello, manca la lavastoviglie e manca anche e soprattutto un piano per cucinare, per preparare le cose. Infatti il buon Michele Molteni, con il suo grado di fai da te molto elevato, pensava già di allontanare il frigo, cambiare ripiano e allungarlo. Vi devo ricordare che siamo in affitto, quindi tutte queste cose qui probabilmente poi le lascerò gratuitamente alla fine al proprietario. Qui così abbiamo invece un tavolino molto sgangherato che probabilmente cambiamo, e da questa parte c'è il salotto. Vi dico la verità, il mobile del salotto fa un po' schifo e vi faccio vedere perché. Cioè, guardate, ma poi mettere in affitto una casa? Guarda, scusami, 650 euro al mese. Il problema cos'è? Che per stringere queste mensole qui devo staccare tutto il mobile, e il mobile è incollato nella parte superiore al muro, quindi ci sono
un sacco di lavori da fare di trapananci vari. Quindi, come avete forse intuito, questo mobile qui lo voglio far completamente sparire. Da questa parte qua poi gli metteremo un bel divano con un tappeto, un mobiletto nuovo, una bella TV gigantesca e, signore e signori, un'altra bella vetrata fatta da tre finestre dove accedi ad un balcone, questa volta molto più grande. E qua c'è la possibilità di mettere anche un bel tavolino. Non alzo tanto la telecamera perché non voglio far vedere dove sono, chiaramente. E attenzione, signori, un piccolo appunto. Guardate dove hanno messo l'antenna della televisione. E guarda di fianco la cucina in alto, che se la guardi ti viene tipo il male qua. E da questa parte qui non c'è neanche la presa della televisione. Cioè, in sala non puoi mettere la televisione con l'antenna normale. Quindi, cioè, devo tirare io il filo, capito? Ma si può! Che poi qua vicino al mobile ho visto che c'è un buco rotondo, ma dentro non c'è niente. Quindi o hanno provato ad aggiungere l'antenna e non ci sono riusciti, oppure non lo so. In ogni caso ci sono comunque un po' di cose da sistemare qua e là. Tutto sommato, raga, 650 euro al mese per circa 90 metri quadri, devo dire. Un bel appartamento trilocale. Ci vediamo settimana prossima, magari con le prime modifiche. Ed eccoci qui a una settimana dopo. Chiaramente, raga, non è che ci sono tantissimi cambiamenti, che sai, in 7 giorni non è che riesci a fare chissà che cosa. Allora, intanto, qua così, dietro di me, come vedete, c'è il mobile della sala che abbiamo completamente tirato via, smontato sia la parte sotto che i pannelli che quelli attaccati al muro. E con grande sorpresa abbiamo visto che tirandolo via, non so se si vede dietro di me, ma dopo aver tolto il mobile, come vedete, c'è una sagoma appunto del mobile vecchio. Tutto questo pezzo qui è da ridipingere nuovamente. Gli do giusto una passata. È stata veloce, non è che ridipingo tutta la parete. Ok, signori, aspettiamo domani e vediamo se quel pezzo lì, quell'alone lì scuro, è andato via. Qua c'è un po' di casino, come vedete, dietro di me. Anche qua davanti c'è ancora un po' di roba. In camera non abbiamo fatto niente, quindi una settimana fa era così e ancora così. Invece nel piccolo studietto abbiamo portato una scrivania. Questa, raga, è la stessa scrivania che utilizzo io quando sono a casa e faccio le riprese nel mio vecchio studio. La stessa piantina. E poi qua, come vedete, ho appena vinto un premio dalla regione. Sono andato giù a Firenze a fare uno speech al Next Generation Festival e mi hanno premiato con questo coso qua. Michele! Alla fine mi sono ritrovato sul palco. Il mio primo premio. Qua in terra invece abbiamo il trofeo da 1 milione di iscritti, 100.000 iscritti italiani e 100.000 iscritti spagnoli. Devo ancora capire dove metterli, questo qui è soltanto l'inizio. Ho portato anche questo bel computerino, giusto perché quando non ho niente da fare posso fare la mia bella partita a War of Tanks. Che, signore e signori, è anche lo sponsor di questo video. Per chi non lo sapesse, War of Tanks è un gioco online, free to play, multiplayer, al quale puoi giocare sia da PC che da mobile. Madonna, quanto va questo? Oh, dove sta andando? In pratica è una battaglia che si sviluppa in scenari iperrealistici e puoi usare più di 800 mezzi, dal leggendario Sherman al Tiger al T-34, insomma chi più ne ha più ne metta. Madonna mia, mi hanno preso, via via via, andiamo, scappiamo. Ma la cosa bella, raga, è la grafica mega realistica. Cioè, guardate, io sto riprendendo lo schermo con il telefono, sposto il mouse e guardate quanto è bello. Guarda, guarda che dettaglio. Qua in basso c'è anche la mappa per capire dove state andando e capire anche i vostri compagni dove sono. Sì, vittoria, raga. Vittoria. E se per caso siete nuovi di questo gioco qua, con il link in descrizione e con il codice COMBAT avrete a disposizione 7 giorni di account premium, 250 crediti da spendere dentro il gioco e 3 carri armati potentissimi da testare nelle varie battaglie. Vi lascio il link in descrizione, continuiamo con il tour. Finita la parte, diciamo, videoludica, il bagno l'abbiamo riempito con questo mobile qui, pattumiera, questi due attrezzi, abbiamo messo il coso per mettere dentro la biancheria e per il resto c'è solo un sapone, nient'altro, signori, nient'altro. Poi arriviamo in sala, che è la zona dove abbiamo fatto più sistemazioni possibili. Come vi dicevo, ho tirato via il mobile, ho invecchiato la sala e poi ho montato dei mobili che ho comprato all'IKEA. Sono venuto qui un po' di sera durante la settimana e questo qua è il risultato. Abbiamo messo questi tre mobiletti qua che si aprono con l'antina così, qua invece c'è sotto un cassetto e poi abbiamo montato questa mensola con un altro mobiletto sopra. Questa qua è una delle televisioni che ho tirato fuori da uno dei progetti che ho costruito su YouTube. Poi abbiamo preso questo mega tappeto per creare la zona salotto, due tavolini staccabili, così se uno vuole appoggiare delle cose lì e l'altro vuole portarselo di là, si può fare. E questo qua, signori e signori, è 1200 euro di divano. A destra! È arrivato il divano. Lascio pure qui nell'angolo. Ah, eccoci. Oh, a posto.
Ciao, grazie. Bisogna montare anche questo. Comprato anche lui all'IKEA con davanti un puff che si può staccare e si può anche inserire cose strane. Ok. Diciamo che è abbastanza comodo, dai, per essere dell'IKEA. Da così c'è uno stendino e poi anche il tavolo nuovo, chiaramente. Anche lui comprato all'IKEA con 4 sedie allungabili di circa 60 cm. Così se arriva qualcuno come ospite abbiamo spazio. Per il resto è rimasto tutto uguale. E niente, signori, questo qua è l'appartamento che ho appena preso in affitto. Chiaramente in una settimana non è possibile fare chissà che stravolgimento, anche perché durante questi giorni qui stavo finendo la casa segreta invisibile. Fatemi sapere nei commenti se volete eventualmente un video futuro dove finiamo completamente tutta la casa, con le tende, le piante, gli arredi, i quadri, le mensole, insomma veramente veramente la casa finita. E ultimissima cosa, ci vediamo il 7 novembre perché esce un video speciale di una cosa che ho costruito che sarà possibile comprare. Non vi dico altro, ci vediamo il 7.